Facciamo una prova, quando io dico che con noi la scuola di Baiano, Venta, Sperone, che fate? Liceo scientifico Enrico Medi di Cicciano. È indubbiamente un approccio positivo per i ragazzi avere, diciamo, un contatto con quella che era la civiltà della lingua di Roma. Noi siamo di Cicciano. Avete mai visto l'anfiteatro oppure la prima volta che siete qui? La prima volta. Quanta emozione questa mattina? Tantissima. Che cosa vi aspettate dallo spettacolo? Tanto divertimento, apprendimento. Io, diciamo, è la prima volta che vengo in questo anfiteatro, nonostante sono di un paese limitrofo. Qua è tutto molto bello. Ma veramente io non sapevo manco l'esistenza dell'anfiteatro. Sono rimasta felicemente impressionata. Noi ci aspettiamo quello che in pratica ci ha spiegato la professoressa, cioè le cose che facevano prima i gladiatori, quindi una bella cosa. Infatti invito tutti quanti voi a partecipare, a venire qui a vedere questo bello spettacolo. Diciamo che è un modo per far fruire a tutti questi ragazzi che magari non hanno avuto modo di venire ancora a vedere l'anfiteatro o altri reperti archeologici, è un modo per avvicinarli sicuramente in modo un po' più giocoso, un po' più gioioso. È una bella emozione stare qui. Patrimonio di questo grande paese, possiamo dire che mi aspetto un vero e proprio combattimento tra due gladiatori molto... che sia molto divertente e molto spettacolare. Questi ragazzi, in fondo, è vero, anche quelli di Avella, se vogliamo, e dei paesi limitrofi, non sanno dell'esistenza di questo anfiteatro. Possiamo far ritornare Avella a grandi livelli. Venite tutti ad Avella, c'è da divertirsi! Forza Avella!